Climaus 2019, siamo all'interno dello stand Biohabitat con l'ingegnere Marco Smiderle, responsabile tecnico appunto Biohabitat. Buongiorno. Buongiorno. Una cosa che colpisce arrivando all'interno del vostro stand è che è molto evidente l'importanza che voi avete dato al concetto della sostenibilità, un concetto che noi abbiamo portato all'interno dei seminari online che abbiamo appunto sviluppato insieme a voi con la vostra partnership, concetto che avete portato e che state portando avanti in questi anni. Ecco, ci può spiegare appunto nello specifico quali sono i principi e che cosa state portando avanti? Biohabitat si caratterizza per la realizzazione di una parete in legno massiccio e realizzata con tavoli in legno di abete, che la cui provenienza innanzitutto è certificata, è tracciata, quindi iniziamo dal tracciare il tipo di legno che arriva. La parete, siamo gli unici produttori di un concetto, di un pensiero, di un brevetto svizzero che realizza delle pareti in legno massiccio senza la presenza di nessuna colla e senza la presenza di chiodi di altri materiali. Si ritorna al concetto, diciamo, nostalgico, storico, antico del legno, di usare il cavicchio di legno. In questo caso noi utilizziamo dei pioli in faggio che hanno una resistenza molto molto elevata. Siamo l'unico produttore nella zona, negli altipiani di Forgaria e Lavarone. La produzione si quantifica, si specializza in tre steps. Il primo, banalmente, si posano le tavole di spessore 3 cm, larghezza 15 cm in abete, vengono messe in 6 o 7 layers. Il secondo passaggio è gestito da un macchinario a controllo numerico, e questo macchinario dà input che arriva dall'ufficio tecnico, dalla progettazione che è integrata in 3D, stabilisce dove fissare, dove posizionare tutti i pioli, vengono inseriti tutti i pioli, e quindi da quel momento la parete, che ripeto è composta solo da tavole in abete con l'unica aggiunta di una membrana in cellulosa e lana di pecore nella seconda tavola per aiutare, diciamo, la filtrazione, si arriva all'ultimo passaggio, che è quello del taglio di precisione. Mi sembra molto interessante perché poi alla fine, diciamo, si parla di sostenibilità con cognizione di causa, quindi con le varie certificazioni, i vari passaggi che consentono sia al progettista che al cliente finale di avere veramente garanzia e certificazione di avere un edificio realmente sostenibile, quindi chiaramente con strutture in legno. Benissimo, perfetto, io ringrazio a questo punto l'ingegnere, grazie mille. Noi ci vediamo sempre qui all'interno di Climaus 2019 Architecture on Web, qui siamo all'interno dello stand Biohabitat. Grazie, alla prossima.